Why guys, welcome back. In questo video andiamo a parlare dell'Hard Fork di iOS, che probabilmente andrà in scena nelle prossime settimane, poi della regolazione che continua ad arrivare e se questo farà bene o no in generale alle cripto. Poi, come avrete visto dal titolo, vedremo se Vitalik Buterin capisce abbastanza di Proof of Work oppure no. Bene, stiamo parlando dalla situazione di mercato. Vedete, le cripto principali negli ultimi 7 giorni hanno avuto un meno 10 fino a meno 15%, ma invece se c'è una cripto che sta andando in controtendenza, più 40% negli ultimi 7 giorni, stiamo parlando di EOS. Come mai? Perché probabilmente c'è un hard fork in arrivo nelle prossime settimane. Così appunto si riesce a dedurre dal tweet di Yves LaRose, il CEO della EOS Foundation, in cui parla di un rebrand di EOS che potrebbe, si usa ancora il condizionale, potrebbe questo portare ad un EOS hard fork. Hard fork significa che poi gli holder di EOS riceveranno quindi praticamente una airdrop, quindi nuovi token sulla nuova chain, e per quello tanti sono andati ad acquistare EOS in questi giorni. Poi prendiamo spunto un po' dalle notizie più importanti o particolari che sono uscite in questi giorni. Parto dal mio profilo Twitter @thewildcard, vi invito a seguire, dove trovate anche tutti i link per il canale YouTube Wildcarder, questo che tra l'altro vi invito come sempre a condividere e aiutare a supportare il canale, a farlo crescere con dei like, dei commenti se apprezzate il lavoro, vi ringrazio già in anticipo. Poi trovate anche il link alla nostra chat Telegram dei Wild Boys e anche al nostro Discord. Allora, le regolamentazioni aiuteranno lo sviluppo delle cripto o saranno un ostacolo? Questo è un articolo di Coindesk che parte, analizza un po' tutte le regolamentazioni che sono avvenute in quest'anno, l'ultima di questi pochi giorni fa in Australia, in cui si parla di fare una mappatura dei token. Tutte queste regolamentazioni hanno fatto seguito, per esempio, anche le regole che ha introdotto la SEC in America qualche mese fa, e anche in Europa è successa la stessa cosa con la MiCA, che con MiCA stiamo appunto parlando nello specifico della, scusate, Market in Crypto Asset Regulation. Questa è la definizione nello specifico, e nello specifico parla anche uno sfogo sulle stablecoin, per questa regulation europea, scusate, di che tipo si va a vedere se chi ha sviluppato, chi ha creato delle stablecoin ha un ufficio registrato in Europa, se c'è una sufficiente riserva liquida, quindi con una collateralizzata a 1 a 1, e se si può fare un claim in ogni momento da parte degli holder. Tutte le stablecoin vengono supervisionate dalla IBA, un organo collegato proprio con la ECB, ossia la Banca Centrale Europea. Questo per dire a che livello siamo con la regolamentazione, e infatti diventanti si aspettano anche a partire dall'anno prossimo molti più controlli, eventualmente ban, restrizioni, KYC proprio sulle maggiori stablecoin. Questa sarà la grande tematica. Ironicamente, queste regole, questa regolamentazione viene fatta si dice, per proteggere i consumatori, ma in realtà i consumatori hanno scelto le cripto proprio per uscire dal sistema di finanza tradizionale. Quindi, siamo ora in questa fase, questa situazione dove appunto i governi vogliono proteggere i consumatori poi in realtà volevano uscire dal sistema governato appunto in modo centralizzato. Vedremo tutto quanto che piega poi avrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. A livello macro la situazione non promette niente di buono. Sappiamo che l'Europa sta andando in recessione, l'euro in caduta libera, i costi del gas sono ai massimi storici in tante nazioni europee, Germania su tutte. In America, questi sono i grafici che prende in considerazione i top 10 indicatori economici americani. Stiamo parlando di indicatori di riferimento, sono la produzione industriale, l'inflazione, la vendita delle case, le vendite in generale anche del settore manifatturiero, eccetera. Siamo attualmente a livello zero. Storicamente, tutte le volte che si è scesi sotto lo zero, si è entrati in recessione. È stato così all'inizio degli anni 80, all'inizio degli anni 90, 2000, alla recessione del 2008, del 2009, scusate, del 2020 con poi il Covid, e ora siamo di nuovo in questa fase. Vedremo quanto durerà, storicamente più o meno durata da 1 o 2 anni, poi si è sempre ripreso. Vedremo se sarà così anche appunto fino a tutto il 2023. C'è un altro indicatore che conosciamo, che è il Crypto Fear and Greed Index. Questa è la chart dell'ultimo anno. Ancora una volta possiamo vedere come, quando questo indicatore raggiunge, si avvicina al livello di 80, può essere un buon indicatore per andare a fare dei take profit. È stato così, per esempio, a fine ottobre, inizio novembre dell'anno scorso, quando Bitcoin era agli all time high.
E poi c'è stato il crollo, mentre quando scende sotto il livello dei 20, o soprattutto si avvicina al 15 o al 10, come è stato per esempio il caso di maggio, quello è sicuramente un buon momento per iniziare a accumulare. Infatti poi dai 18.000 circa di dollari era poi ritornato ai 25.000. Vedremo, anche in futuro questo può essere un aiuto per muoversi e prendere delle posizioni per fare dei take profit, quando appunto questo indicatore supererà certi valori o certi soldi. C'è il profilo Twitter, AmbroseUp, che ogni giorno pubblica le crypto news. Appunto si parla dell'Australia che sta stabilendo delle nuove regole, degli hacker che hanno rubato dei bitcoin dagli ATM, quindi anche qui c'è a livello tecnologico qualcosa da mettere a posto. Il floor price delle Bored Ape Yacht Club è sceso al livello minimo negli ultimi 8 mesi. Gli NFT anche appunto in questo momento stanno in un momento di ribasso, di forte ribasso. Vedremo anche se sicuramente si riprenderanno, ma anche loro appunto vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando riusciranno a ritornare a dei livelli praticamente come abbiamo visto a fine 2021. Parliamo ora del merge di Ethereum e così ci colleghiamo anche al titolo del video, perché stanno emergendo alcune nuove variabili riguardo al merge. Come ci ricorda Miles Deutscher in questo tweet, quali sono queste variabili? Ci sarà o no il merge? Verrà rinviato? Anche alla luce delle ultime censure di Tornado Cash potrebbe avere dei problemi di censura anche Ethereum. Questo lo approfondiremo di più in un prossimo video. E poi la domanda sarà anche quanto sarà lo yield, ossia la ricompensa, i ritorni, gli interessi su Ethereum dopo il merge. Pare appunto, approfondendo questo tweet, che sarà più basso rispetto a quello che inizialmente era previsto. Ecco, tra l'altro appunto anche riguardo ai ban, vediamo come anche Uniswap sta iniziando a bloccare alcuni account. Qui c'è appunto questo articolo di The Block in cui viene precisato come Uniswap ha bloccato 253 crypto address, certo collegati a dei fondi rubati. Quindi da un lato buono, dall'altro però vediamo come anche la DeFi viene sempre più centralizzata. Ora, su un focus proprio appunto sul titolo di questo video è Vitalik Buterin. Capisce di Proof of Work abbastanza? Ne parla Brandon in questo tweet, perché va un po' ad analizzare storicamente un po' vari tweet di Vitalik Buterin, nei quali appunto sembrerebbe che Vitalik stesso non abbia ben chiaro alcuni concetti di base di Proof of Work, che è abbastanza sorprendente. Però appunto anche qua si apre un po' un dibattito, e vi lascio un po' anche giudicare voi se ha ragione Brandon Quinn in questo tweet oppure no. Scrivetemelo poi nei commenti. Ora si inizia intanto con Vitalik, che con questo tweet di inizio anno dice come lui inizialmente era anche a favore della Proof of Work, ma poi col tempo ha cambiato idea, praticamente si è convertito, diciamo, alla Proof of Stake. Ora si parte con alcune assumption, alcune considerazioni di Vitalik contro la Proof of Work, che poi vengono appunto contestate in questo tweet. Si parte col fatto, una prima dichiarazione di Vitalik, che la Proof of Work è centralizzata, il grosso in mano, praticamente, dice Vitalik, ai miners. La contestazione qui è che, se andiamo a vedere il grafico di come invece viene ripartita la Proof of Stake, vediamo come il grosso è in mano praticamente a 11 exchange centralizzati, praticamente quasi il 70%. Quindi in realtà sembrerebbe che appunto più del 67% degli Ethereum è in stake su 11 provider regolamentati. Perciò in realtà è molto più centralizzata in questo momento Ethereum e la Proof of Stake. Appunto, sempre sul discorso della centralizzazione, Vitalik dice che in pratica i produttori di ASIC hanno il monopolio appunto della Proof of Work. Qualcuno però gli risponde che i produttori di ASIC non controllano. Poi, cioè, una volta venduto l'ASIC, anche il produttore non lo controlla più, mentre gli exchange a cui vengono affidati gli Ethereum continuano a controllare gli Ethereum. Poi Vitalik dice che secondo lui gli exchange non metteranno in stake i fondi degli utenti. Lui si aspetta che questa sarebbe una cosa illegale, senza specifico consenso, si riceve il rischio di slashing, penalità, eccetera. Mentre parerebbe che sia proprio il contrario, anzi, proprio per evitare lo slash, gli exchange vadano per loro per primi a mettere in stake e ad affidare questo compito ad altre entità. La convenienza vince, come dice Brandon Quitten. Poi qui si parla del rischio di attacco della Proof of Work rispetto alla Proof of Stake. Secondo Vitalik è più facile attaccare la Proof of Work
un sistema proof of work rispetto a uno da attaccare un sistema proof of stake. Anche qui c'è una contestata questa affermazione, perché Brandon dice che per attaccare un sistema proof of work ci vuole un grande costo, un coordinamento globale, quindi molto facile che venga che fallisca questo attacco, mentre attaccare la proof of stake in realtà sembra più semplice, anche perché qui non lo specifica in questo tweet, ma il nuovo sistema di Ethereum proof of stake dopo il merge prevede un consenso stocastico prevedibile, e quindi diventa più facile capire chi andrà a validare dei blocchi e quindi andare ad attaccare magari singolarmente il block producer. Qua c'è un altro discorso sulla barriera di entrata. Il Vitalik dice che la proof of stake è meno centralizzata rispetto alla proof of work, e riguardo alle barriere d'entrata sono più basse perché costa meno 32 Ethereum che milioni di dollari per crearsi una farm di mining con gli ASIC. Qui viene contestato perché 32 Ethereum ora costano circa 60.000 dollari, non tutti se lo possono permettere, quindi la gente cosa fa? Delega, e quindi delegare vuol dire rischio centralizzazione. Mentre per iniziare a fare un mining di Bitcoin già da casa puoi già iniziare con un investimento di $200. Adesso qui non so, non ho provato io, non credo che con $200 già mini dei Bitcoin, però anche qui il discorso delle barriere di entrata, appunto, si può discutere appunto questa affermazione di Vitalik. C'è anche da dire che la proof of work è più competitiva, perché per riuscire a minare c'è più concorrenza, e mentre è più facile, per esempio, ci sono meno barriere per entrare nella proof of stake, è più facile perché tu prendi degli Ethereum, anche una parte li deleghi, quindi è più facile entrare in un sistema proof of stake rispetto a uno proof of work. E anche qua appunto si va, in questo tweet va un pochettino a ripetere questi stessi concetti. E la proof of stake ha per già da anni dimostrato che riesce ad avere successo. Già altre chain proof of stake hanno dimostrato. Anche qui contestazione che in realtà si sono visti molti problemi su altre chain proof of stake, come Binance Smart Chain, Solana, Tron e altre. Abbiamo visto anche i problemi che sono avuti su Solana, o il discorso appunto della centralizzazione. Infatti lui dice: se non ti interessa del fatto della censorship resistance o della centralizzazione, allora sì, la proof of stake va bene. Il discorso termina dicendo che la proof of stake non fallirà come alcuni Bitcoin maximalisti pensano. Lui dice peggio, perché la proof of stake in realtà quello che andrà a fare sarà di consegnare le chiavi del castello allo Stato. E su questo aspetto, nello specifico, c'è un video, un ottimo video che ho visto, su questo però merita un approfondimento, un video a parte, da parte di Check on Chain, video spettacolare questo, perché il merge di Ethereum è un fallimento, un errore monumentale. Questo è il titolo di questo video, dura una cinquantina di minuti e passa nei dettagli tutti i motivi per cui, secondo Check on Chain, che è tra l'altro un famoso, diciamo, popolare Twitter, su Twitter, ora sta iniziando a fare video anche su YouTube, appunto, il merge ha tutta una serie di problemi che porterà poi alla centralizzazione, alla censura, anche alla complicherà tante cose, e in pratica il Ethereum si va a snaturare. Però su questo aspetto, siccome si entra nei dettagli su alcuni aspetti, merita un video a parte. Ora, tema di questo video era più che altro discutere se Vitalik di Buterin capisce o no abbastanza di proof of work. Queste dichiarazioni, come vedete, sono abbastanza il dibattito aperto. Io personalmente, in effetti, ritengo che alcune dichiarazioni siano un pochettino ingenue, ecco, questo, o naive, come si potrebbe dire, da parte di Vitalik. E io, sinceramente, non è che seguo molto Vitalik anche su Twitter o i suoi post, però leggendo semplicemente questi post mi faccio un po' delle domande, in effetti, da parte di chi. Il fondatore di Ethereum, e questo ancora di più poi mi convince del fatto che la migliore delle cripto è quella che non ha un founder, completamente decentralizzata, come appunto Bitcoin, perché Satoshi Nakamoto non twitta mai, per fortuna, perché sennò il problema è che poi quando tweeti gli puoi venire tranquillamente attaccato, ogni volta che se dici delle cose un po' non in linea. Puoi far perdere la confidence nella community, nel progetto, perché in effetti, andando ad analizzare nel dettaglio queste dichiarazioni, uno che investe in Ethereum qualche domanda in effetti se la dovrebbe fare. Ora vedremo tutto questo cosa porterà. Mi interessava portare questa discussione, andare un pochettino più nei dettagli su questi aspetti, iniziare a parlare del merge. Poi, come detto, approfondirò di più questo video ottimo di Check on Chain, che tocca degli aspetti molto interessanti. Se avete apprezzato questi riassunti e questi spunti in questo video, vi ringrazio appunto. Se mi aiutate a condividerli e aiutate anche, appunto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like, commentate.